Ehi, hey, ciao a te, persona che sempre guarda questo video. Benvenuto su questo video che è un po' particolare verso il solito. Questo è la mia del 9 maggio. Allora, ti sto per dire che questo video è un po' diverso al solito, come avrai già notato dal minutaggio. Comunque, in descrizione saranno scritti i minutaggi diversi delle varie parti del video. Spero che ti piacerà vederlo tutto. È una recensione, ma anche un'avventura barra blog. Vlog. E niente, posso soltanto dire che è diverso dal solito, è interattivo e spero che possa piacere. E l'unica cosa che posso aggiungere è che spero vivamente che lo guarderete tutto, perché ci ho messo un casino a montarlo. E a parte questo, niente, buona visione. Vi lascio adesso al video. Io e la luce divina vi lasciamo adesso al video. Ciao. E comunque, beh, con questo bellissimo selfie fatto prima della premiere del film, si vedeva quanto ero in ansia. Vi auguro buona visione e fatemi sapere che ne pensate del video. Ciao! Nessuno lo sa, ma oggi è giovedì e ovviamente andrò a vedere Doctor Strange nel multiverso della follia, se tutto va bene. Non ho preso sul cappello della Marvel, mannaggia, vabbè. E cosa più assurda è che probabilmente lo andrò a rivedere domani sera, che sarà venerdì 6 di maggio. Detto ciò, questa parte qui la caricherò soltanto nel video della recensione. Intanto vi sto portando con me in questo viaggio verso quel cinema che mi piace tanto qua a Modena. Top. La strada è lunga, però ormai l'avevo memorizzata dopo 3 volte che ci vado in quel cinema, no? Io per portarvi a un cinema vi faccio fare questi vicoli strani. Solo io potevo farlo. Solo per voi, ovviamente. Guardate, guardate. No, non sono le fogne, tranquilli. Sono i vicoli strani di una città dove andrò a vedere questo film. Yahoo! Salve. Siamo quasi arrivati comunque. Siamo qua. Top. We are arrived. Saranno 10 comparse, tanti della. Raga, sto per farlo veramente, sono in hype, ho preso i biglietti, non ci credo, sto per farlo. Il bello è che lo farò ancora e lo rifarò ancora, ancora. Top! Dopo aver fatto il rifornimento, sono qua. Allora, benvenuti! Vedete questo cappello? Fa capire qualcosa, mi sa, forse? Marvel? Film in visione in questo preciso momento? Film che ho visto ieri sera? Oggi è il 6 maggio, sì. E andrò a rivedere Doctor Strange stasera. Quindi vi dico già adesso che successivamente a questa recensione ce ne sarà un'altra ancora. Ma questo verrà detto nelle storie dopo. Comunque, no spoiler, dice qua. Ed è anche abbastanza inquietante. Però direi che stavolta i spoiler ci saranno, e come? Perché c'è lui di cui parlare. Lui, capite? Wow, aspetta che devo fare una cosa un attimo. Benvenuti in questa nuova recensione del film che, insomma, diciamo che è uno dei film più in hype di quest'anno, della Marvel ovviamente, di uno dei film più importanti del Marvel Cinematic Universe, della fase 4, di uno per il quale hanno fatto 5 mesi di hype e per la quale ci hanno anche abbastanza scammato, perché ci hanno fregato totalmente. Tu vedevi i spoiler, diciamo, tra i trailer, i teaser trailer, eccetera, eccetera, e anche
qualcos'altro, pensai totalmente diverso rispetto a quello che realmente è stato questo film qua. Però è stata comunque una figata pazzesca, raga. Cioè, bellissimo secondo me. Allora, parliamo di tutto della trama del film. Il film si apre proprio così, di botto. Prima di tutto, questa volta hanno fatto sentire la sigla ta 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 ta. Cioè, questa volta non ne fanno che sentire spesso, però stavolta è successo. Di conseguenza, il film si apre con America Chavez e Defender Strange, che è quello con l'accodino, le righe, che si stanno difendendo da un mostro strano in un universo parallelo o una sorta, e stanno cercando di attraversarlo per arrivare a prendere il libro di Bishanti. Ok, il punto è che purtroppo Defender Strange addirittura, pur di non far prendere il libro al mostro, prende i poteri a America Chavez, che è lei che è una viaggiatrice dei multiversi, che appunto, diciamo, ha perso le sue madri perché da piccola poi si scoprirà che aveva due madri, e in pratica è successo, ha usato i suoi poteri, ha spedito in un altro universo e non sa che fine abbiamo fatto. Ok, questa qui non sa come contare i suoi poteri, è finita in un universo parallelo, conosce Defender Strange, e lui Defender Strange, pur di non far prendere il libro di Shanti, che è l'antitesi del Darkhold, di cui spiegherà dopo, e accade che, diciamo, aspetta che devo spiegarmi bene, in pratica lui sta per usare e prendere i poteri di America Chavez, però viene ammazzato prima dal mostro. Dopodiché il mostro non si sa che ne abbia fatto, secondo me è morto, però lei non è riuscita a prendere il libro di Bishanti perché si è sfogata così tanto che è finita nell'universo del buon Doctor Strange nostro, quello dell'MCU, capite? Il buon Doc Strange ovviamente non sa farsi il nodo da solo, e cominciamo a vederlo praticamente con lui che è nella sua bellissima suite, nel camartage, no, sì, il camartage, no, insomma, aspettate che non ricordo una cosa, ma camartage, aspetta, insomma, lui si sta preparando ed era nella casa di New York, cioè il tempio appunto dove appunto lui si è fatto le sue cose quando era a New York, perché prima era Stregone Supremo, capite bene, e quindi doveva difendere il tempio, uno dei tre tempi, ed era quello di New York. Detto ciò, accade che in pratica sta andando al matrimonio della sua ex moglie o spasimante, la buona, non mi ricordo neanche i nomi, Christine, scusate se blocco di tanto, ma devo un po' ricordarmi le cose. Christine sta per sposarsi stavolta, e sta per sposarsi con uno che non è Strange, purtroppo. Però il suo marito nuovo è, diciamo, un fan certo di Strange, ci sa, si è capito. Accade che tutto ciò, possiamo dire che tutto il film gira attorno alla figura di Strange. Strange ha un incontro con un uomo che gli dice che durante i 5 anni in cui è blippato, in pratica ha perso sia i gattini che il fratello, e allora gli chiede: ma era proprio necessario che caisse tutto ciò per sconfiggere Thanos? E lui risponde: purtroppo sì. Cioè, sapendo già come andavano a finire negli altri 14.500.605.000 possibilità, e quale fosse quell'unica che richiedesse un sacrificio tale da far venire la morte, la vita di Tony Stark, sappiamo che era l'unica soluzione a quanto pare. Detto ciò, l'unica cosa che posso dire, cioè, io non mi capisco il fatto che Strange avesse anche addirittura previsto che un topolino avrebbe aperto il portale e fatto ritornare Ant-Man dall'universo quantico. Boh, Strange hai previsto anche questo, veramente. Vabbè, a parte queste cose qua, dicevo. E allora lì comincia a vedere una cosa strana, tipo una battaglia nel bel mezzo di New York. Arriva una ragazzina che è America Chavez, accade che il mostro, un mostro con un occhio che ora non mi ricordo come si chiama, Gargantos, è inviato da chissà chi, dopo scopriremo che è da Wanda, e in pratica vuole prendere i poteri e la presenza di America Chavez perché i poteri servono per visitare il multiverso. Ok, il punto è che in quel momento lì entra in scena Wong, che secondo me avrà un ruolo molto fondamentale, ma dei personaggi ne parleremo dopo, secondo me non è così, però vabbè. Continuo a parlare del fatto che America Chavez comunque viene salvata da Strange, e addirittura viene bloccato il mostro Gargantos da Strange con Wong, che fanno coppia, e è bello vedere come Wong se la senta, se la tiri, perché ora è lui lo Stregone Supremo, in quanto nei 5 anni il blip è stato retrocesso il buon Strange, quando in realtà Strange ha più poteri di Wong, in realtà,
O almeno si è visto così dalle prime mosse che ha fatto della battaglia contro Gargantos. Detto ciò, accade che America Chavez spiega a loro che lei è una vegetina del multiverso, che è finita lì, non si sa come perché non sa usare i suoi poteri, e allora gli chiede: come faccio a fidarmi di te? E allora, per dimostrare che è vero, gli porta a vedere il cadavere del buon Defender Strange, che è morto durante la battaglia su quel multiverso lì. È tornato con lei, quindi lei viva, lui morto, nell'universo di Strange nostro. Accade che allo Strange nostro cosa fa per prima cosa? Dice che l'unico modo che c'è per poter arrivare a una soluzione e capire chi è la persona che sta minacciando America Chavez è andare da una persona molto importante, una delle Avengers più potenti, che si chiama in realtà Wanda Maximoff, che in realtà si chiama Scarlet Witch, purtroppo. Detto ciò, accade che scopriamo subito che l'antagonista di questo film, dopo 20 minuti, 25, abbiamo già capito che l'antagonista sarà Wanda. Ma poi la cosa divertente è proprio vedere la scena che abbiamo visto più di volte nei trailer e come si svolge alla fine, perché dice Strange: io non posso andare da altri Avengers chiedere un aiuto per proteggere America Chavez, in quanto America Chavez, l'unica che può proteggerla sei tu, perché non posso andare da un arciere di 50 anni con la cresta, o non posso andare da altri esseri a forma di insetto. E vorrei capire ancora una cosa, se lui si ricorda chi è Spider-Man o no, perché non si è spiegata questa cosa qui. Però ci sarebbero Wasp, Ant-Man e Hulk a cui chiedere aiuto, ad esempio, ci sarebbe anche il buon Falcon, ci sarebbe anche il Soldato d'Inverno, però non gliene frega proprio. Oppure parla anche del fatto che ci sono i Guardiani della Galassia che stanno già ronzando in giro per l'universo, però quello si vedrà in Doctor in Love and Thunder. E in pratica ti fa capire subito Wanda che, sfregandosi da sola, che lei non è brava a mentire, che in pratica vuole: perché non porti America da me? Perché la protegga io? Così gli apporteresti sul piatto d'argento. E Dr. Strange capisce che non è la strada giusta e capisce subito che l'antagonista sarà lei, in quanto è lei ad aver inviato Gargantos e altre mosse nel multiverso per catturare America Chavez, che ha di quei poteri che servirebbero a lei affinché possa recuperare i suoi figli. E Dr. Strange cerca di farle spiegare e capire che in realtà i suoi figli in questa realtà non esistono, ma in altre realtà sì. Però una cosa non ho capito, e faccio solo una domanda: se voi avete visto la serie What If, si parla di punti. Aspetta, com'è che li chiamava? Aspetta. Punti fissi, nel senso, per esempio, nella serie What If il punto fisso era il fatto che Doctor Strange in tutti gli universi non riuscisse mai a fidanzarsi o sposarsi con Charlotte. Com'è che si chiamava lei? Charlotte, mi pare, giusto? Scusate, Christine, ma scusate Nat, quindi non è un punto fisso nell'universo e nel multiverso, quindi il fatto che Wanda abbia dei figli, perché negli altri universi a quanto pare ce li ha. Però mi chiedo perché in questo non ce l'ha? Solo perché sono nella sua immaginazione o perché le cose sono andate così male in questa realtà? Perché nelle altre realtà, da quel che si è visto, Wanda non ha un marito, ha solo i figli. E mi chiederei come ha avuto i figli, se non con un marito. Però a sto punto, se non si vede in nessuna realtà Visione, penso che anche nelle altre realtà Visione sia morto. E allora io lì mi chiedo: ma quindi è morto prima lui o sono nati prima i bambini? In quel caso io mi chiedo, in quel caso la mia risposta che mi do io è: sono nati prima i bambini, poi è morto lui durante una battaglia. Ma vabbè. Detto ciò, accade che tutti capiscono che Wanda è il nemico e si preparano a una battaglia a Kamar-Taj, il tempio dove appunto è stata forgiata la presenza di Doctor Strange e dove Doctor Strange è diventato Doctor Strange, cioè il Strange Supremo. Accade che appunto dovrebbero difendersi tutti loro da Wanda. Wanda arriva con questa nube minacciosa a attaccare Kamar-Taj e per attaccare e prendere la buona America Chavez, e accade che appunto purtroppo Wanda è troppo potente e impedisce addirittura ai maghi cioè riesce a soggiogare i maghetti che sarebbero i nuovi discepoli, e uno di loro addirittura fa cadere il scudo che hanno creato e Wanda riesce a subentrare, anche se è stata bloccata più volte, riesce sempre a uscirne in un modo e nell'altro. Però
America Chavez sta per essere catturata, Strange sta per essere catturato, Wong è a terra, durante la battaglia in cui Gargantos era lì nella città di New York, in realtà Dr. Strange fa vedere che ancora lui è un uomo, perché non è così tanto difficile farlo cadere e farlo svenire. Infatti si è visto che è successo, e sarebbe potuto accadere qualcosa di più grave se non fosse stato per il suo mantello che cerca di svegliarlo, o ha fatto qualcosa di utile, tipo cercare di aiutare gli altri, tipo o Wong o America Chavez nella battaglia. In questo caso il mantello avrà comunque un ruolo fondamentale, l'abbiamo capito comunque già dagli altri film. Detto ciò, quello che cercavo di dire anche era il fatto che durante la battaglia a Kamar-Taj lei svanda in tutti i modi, riesce sempre a cavarsela, e lì capisci come lei sia soggiogata dal Darkhold, nel senso che i suoi poteri sono OP ormai, capito? Overpower, sono troppo grandi. Addirittura Dr. Strange, nonostante i suoi trucchetti magici, nonostante abbia imparato qualche mossa in più, comunque si è visto una battaglia contro a New York, non è riuscito a bloccarla per nulla. Di conseguenza accade che purtroppo America Chavez, pur di liberarsi, pur di scappare da questo universo, usa i suoi poteri, e purtroppo lei e Strange finiscono in altri universi. Purtroppo accade che diciamo che lei finisce in un universo in cui il buon salvatore dell'universo è Doctor Strange, che in realtà si spiegherà che non è proprio così, però vabbè. Intanto si vede la scena in cui loro passano da tanti universi. Secondo me uno di quegli universi potrebbe essere quello di What If, della serie TV, e un altro di quegli universi potrebbe essere l'universo di Quantumania, quello tutto acquoso. Secondo me, parere mio personale, potrebbe essere quello. Questi sono miei easter egg, cose che ho visto, ma magari potrei anche sbagliarmi. Stasera vado a vedere il film, e nella prossima recensione, perché sì, ci sarà un'altra recensione oltre a questa, con i buoni compari con cui riguarderà il film stasera, loro non sanno che però l'ho visto, lo scoprirò in questo video. In pratica, lo scoprite tutti, ormai sapete tutti questa cosa. In pratica accade che diciamo, secondo me uno degli universi che attraversano è quello di Quantumania, pare il mio personale, perché ha delle sembianze sia col logo sia col fatto che ci troviamo nel universo quantico nel quale ha viaggiato Pym per recuperare sua moglie. Pare il mio personale, potrei anche sbagliarmi. Non lo so. Detto ciò, loro finiscono in un universo che appunto è tutto il contrario di quello che conoscono loro, e in pratica in questo universo capiscono che Doctor Strange è morto, e il capo del Kamar-Taj, lo Strigone Supremo, chi potrà essere mai? Wong anche qui? No, è morto, evviva, evviva. Purtroppo si pensa che Wanda non possa entrare nel multiverso, e in realtà ci riesce. In realtà il problema è che durante una battaglia Wanda capisce che l'unico modo che ha per entrare nel multiverso è, come posso dirti, usare il dream walking, che dovrebbe essere tipo camminare nei sogni, nelle altre realtà, entrare nel corpo di se stessa nelle altre realtà, e usare quel corpo lì come se fosse una marionetta per fare quel che voleva in quell'altro universo. Diciamola così. E lì comincia a impappinarti con la testa. Ma perché questa fa? Ma così però? Ma comunque la loro ricerca comunque è quella del libro di Bishanti. Il punto è che c'è un libro di Bishanti in ogni universo, e quindi c'è anche un Darkhold in ogni universo. Ma allora mi chiedo io, qual è in questo universo dove sono finiti loro, che dovrebbe essere il 616 o l'838? Aspettate, l'838 dovrebbe essere, aspettate che devo cercare, comunque mi verrà in mente, perché io ricordo che la Christine di quell'universo sa della presenza di altri universi, perché quando vengono catturati da morto sia America Chavez che Doctor Strange, accade che in pratica vengono messi tipo in dei container per essere studiati. Il problema è che lì scopre Strange che nel suo universo non c'è nessun Strange, punto. Accade che però questo universo è l'universo appunto in cui come posso dire in breve, c'è City Life mettiamola così, perché proprio ci assomiglia un botto, raga, non è che me lo sto inventando io, è proprio ci assomiglia, è molto futuristico comunque come ambientazione, però dettagli. Detto ciò, accade che purtroppo Strange chiede un'udienza anche ai grandi potenti quell'universo lì, che dovrebbero essere lei chiede a Charlotte o Sharon. Oh, mi dimentico sempre il nome, aspetta.
Scusate se ti confondo, è Christine. Non so perché confondo sempre Christine, Sharon e Sherlock. Sono altre cose. Comunque, Christine, che è lì, è una ricercatrice, appunto, se può veramente avere un'udienza con i capi di quell'universo. E allora si chiede: chi è che comanda questo universo? Gli Avengers? Lo Shield? E allora Mordo arriva in quel momento e gli chiede: no, nessuno dei due, che è l'Hydra. Immaginatevi l'Hydra a governare un universo. Sarebbe qualcosa di bellissimo vedere Teschio Rosso questa volta a governare il tutto con la gemma magari dell'anima incastonata. Sarebbe una cosa fighissima, secondo me. Comunque, vabbè, non accadrà mai. Cheat. Tanto gli universi ci sono tanti. Accade comunque che invece viene ricevuto in un'udienza il buon come si chiama? Strange, sì, da questi nuovi illuminati che sono i padroni di questo universo, e accade che, posso spiegarvelo in breve, scopriamo finalmente chi sono i sei illuminati che vengono tanto parlato negli universi strani e paralleli. Raga, sono quelli che si vedono sempre nel trailer, che non si capisce mai chi sono i sei, e gli spiegano finalmente chi sono quei sei lì. Però dopo vi spiegherò una cosa che non mi piace di questo film. Ma raga, perché devo soltanto raccontare i film? Vi racconto e vi spiego quel che non mi piace. E qui mi piace, piacere. Allora, i sei di cui si parla sono Black Bolt, che non so chi sia, è un tizio con una forchetta in testa che non parla, però appena fa un suono tipo ammazza la gente. Reeve Richards, che dovrebbe essere l'uomo elastico dei Fantastici 4. Capitan Inghilterra, che sarebbe la tizia della serie What If, che appunto ha lo scudo di Capitan America, ma inglese e tutta pompata, eccetera, eccetera. C'è Capitan Marvel e c'è Mordo, che è il capo supremo di Kamar-Taj e lo stregone supremo. E l'ultimo, non per ultimo, dei tizi 6, che sono gli Illuminati, è il buon professor X, Xavier. E racconta anche la rava e la fava quando si è dovuto ammazzare Thanos. C'era un problema di fondo che poi, a parte il fatto che Thanos fosse infilzato da una spada, io questa scena non l'ho vista, però vabbè, che Thanos è stato ammazzato in questo universo, però c'è un problema di fondo, il fatto che purtroppo il buon Dottor Tecnico universo lì è stato soggiogato dal Darkhold, e il Darkhold appunto non poteva fare altro che soggiogare Dottor Strange. Allora Dottor Strange, pur di salvare l'universo e gli altri, dopo aver rischiato la vita con Thanos, in pratica ha deciso di farsi ammazzare esso, e il posto di Stego Supremo è stato preso da chi se non da Mordo, che nell'universo. A proposito, una cosa: voi ricordate che nel primo Doctor Strange si parlava di Mordo, ma noi, dopo il blip, prima del blip, non abbiamo più sentito parlare del nostro Mordo. E allora io mi chiedo se magari il nostro Mordo non stia tramando qualcosa di fondo, perché noi non abbiamo più sentito parlare del nostro Mordo, perché questo Mordo è di un altro universo, capite bene cosa intendo, no? E quindi, boh, sono mie teorie comunque. Vabbè. Quello che volevo dirvi è il fatto è che appunto è stato ammassato, quindi il buon... sì, Capitan, è il buon coso, tizio. Doctor Strange in quell'universo lì, perché è stato soggiogato dal Darkhold, perché ne era venuto in contatto? Non si sa, però è successo. Detto ciò, accade quindi che i Sinistri Sei, ma perché chiamano i Sinistri Sei? Insomma, gli Illuminati sono quei sei lì e hanno poteri ognuno diversi, eccetera, eccetera. Avrei preferito, come dicono tanti, vedere un Iron Man piuttosto che vedere Capitan America, però almeno adesso capiamo adesso perché c'è Capitan America, perché lì non ci veniva molto spiegato e non capiamo belle cose, qui le capiamo meglio, top. E la cosa più brutta che possono dire a Strange è: la più grande minaccia per il nostro universo e per il multiverso sei tu stesso, Strange. E gli fai capire che Strange fa schifo come persona, allora, perché c'è Defender Strange che sta per si è suicidato, anzi, perché voleva prendere i poteri di America Chavez e poi è morto comunque. C'è questo Strange qui che di questo universo è morto perché voleva salvarlo e l'ha salvato, però era stato soggiogato dal Darkhold. Poi c'è un altro Strange nostro che ancora è integro e buono. Poi scopriamo più avanti che c'è un altro Strange ancora che è quello con la barba che sembra molto cattivo, che in realtà è cattivo, ma non è per alcune cose che è cattivo.
A proposito, parlando anche del fatto che ci sono anche rifrazioni o qualcosa di simili tra universi, e voglio scherzare questa cosa perché se accade potrebbe essere così sia per il loro universo di questi qui, di questi sei tizi qua illuminati, sia per l'altro universo che è quello di Strange, il nostro MCU. Detto ciò, quel che voglio continuare a spiegarvi, se riesco a spiegarvi, se un po' a parlarne, era il fatto che allora arriva in quel momento lì un personaggio a noi molto conosciuto, Wanda. Nel senso, arriva Scarlet Witch, che è sempre stata il corpo di Wanda di quell'universo lì, che questa volta però in questo universo qui ha due figli, però appunto non si vede Visione e non si sente neanche parlare di lui. E la cosa mi preoccupa parecchio. A proposito, quando sono incontrati la prima volta Wanda e Strange, dice Wanda anche una frase molto bella riguardante Visione, dicendo che Visione aveva le sue teorie sul multiverso e che è pericoloso. E Strange dice sì, è vero. È vero, però era molto bello, era molto colloquiale all'inizio del loro rapporto, poi si è capito che in realtà è un rapporto di odio e amore, perché i Stregoni Supremi di questo universo in realtà non fanno altro che essere bravi, però allo stesso tempo essere abbastanza soggiogabili anche da Darkhold e da Libro di Bishanti, però vabbè, dettagli. Certo che comunque avermi introdotto così il Libro di Bishanti mi infastidisce, almeno spiegami che cos'è, perché così non mi ha detto niente in realtà, vabbè. Comunque ci hanno fatto una rava fava pazzesca riguardanti gli eterni tizi qua, come si chiamano, gli illuminati. E poi vengono battuti in 5 secondi. Cioè veramente questi dovrebbero essere i più potenti di questo universo? E vengono, come hanno fatto a battere Thanos non lo so. Perché se Thanos è riuscito a prendere le 6 gemme, allora è un problemino. Che poi non si è più capito una cosa. Ma le 6 gemme negli altri universi sono o no? Non capisco. Ma poi un'altra cosa ancora. Ma la TVA funziona anche negli altri universi o no? Perché se veramente è stato corrotto quell'altro universo, dovrebbe essere di regola cancellato la TVA. Ricordate, no? Come diceva TVA nella cosa Loki. Appena c'è qualcosa che non va secondo i piani, allora accade che arriviamo noi e resettiamo quella realtà. Ma allora perché alcune realtà che sono state compromesse sono ancora integre? Non si capisce. Boh. Vabbè, si sono un po' contraddetti in queste cose qua, però vabbè. Spero che alcuni fan Marvel capiscano queste mie citazioni. Comunque, a proposito di potenti, c'è un riferimento che voglio fare adesso riguardante anche a Moon Knight. Allora, in Moon Knight si parla dei dei, Osiride, Tefte, eccetera, eccetera, che dovrebbero fermare l'ascesa di Amit, il ritorno di Amit, ma vengono ammazzati da Amit in 3 secondi. I loro avatar almeno, non so se i loro dei sono ancora integri. Qua arriva Wanda da un altro universo, prende il controllo della Wanda di questo universo, diventa una burattinaia tipo. E per ammazzare i sinistri, ma perché chiami sinistri? Insomma, i tizi, sei illuminati, ci mette 5 secondi letteralmente. Cioè, ad ammazzare Thunderbolt, il tizio che urla e ammazza la gente, ci mette un secondo perché basta che gli togli la bocca e gli fa esplodere la testa. Ad ammazzare il Reed Richards, che è il tizio dei Fantastici che si allunga, ci ha messo 3 secondi, è diventato di diventare uno spaghetto e ha fatto esplodere la testa e boh, è morto. Ci ha messo in più a battere Capitan Inghilterra, la tizia lì, che poi muore in un modo abbastanza cruento, diciamo, come posso dirvelo in breve, è divisa in due dal suo stesso scudo, e la cosa, beh, brutta. Però mi è piaciuta molto la sua citazione al nostro Capitan America, diceva che tanto nulla da fare per tutto il giorno, e lì io sono morto da ridere, perché è bellissima quella citazione. Ho la giornata libera, però ci ha messo anche poco ad ammazzare Capitan Marvel di quell'universo. Ma io mi dico, sono veramente così OP questi personaggi ad essere ammazzati in 3 secondi? Ma veramente? Quindi fa capire quanto Wanda sia così potente adesso. Però la cosa un po' mi lascia senza parole. Però vabbè, insomma, ci mette di più ad ammazzare il professor Xavier, che però ha tanti quei poteri, soprattutto mentali, che riesce addirittura ad addentrarsi dentro la mente di Wanda. Il punto è che Wanda è troppo potente, e quando Xavier sta per raggiungere la vera Wanda, che è rinchiusa nel suo corpo, però perché appunto il problema è che poi mi ha fatto venire un dubbio, ma quando si trova nella mente di Wanda, quella che è nella
incarcerata. È la Wanda nostra, del nostro universo, che è soggiogata da Scarlet Witch? O è la Wanda di quell'universo che è stata soggiogata da Scarlet Witch, che a sua volta è stata soggiogata da. Che a sua volta è Wanda che è stata soggiogata nel nostro universo da Scarlet Witch? Boh. Comunque, Xavier riesce a trovare questa Wanda, purtroppo, però non fa in tempo e viene ammazzato in 3 secondi da Wanda che ha poteri troppo OP. E gli spezza il collo. Cioè, veramente avete fatto tutto questo hype per i fantastici, meravigliosi 6 illuminati. Poi me li ammazzano in 3 secondi. Boh. Che poi tutti parlano del fatto che ci potesse essere il tizio lì del Wakanda, ma non c'era a proposito. Però vabbè, dettagli. Cioè, io non mi capisco il fatto che ci hanno fatto tutta questa storia. Oh, c'è Xavier! Poi me lo fanno durare 3 secondi e lo ammazzano direttamente. Fanno vedere più Mordo dell'altro universo piuttosto che il nostro Mordo, il quale non mi ha ancora dato spiegazioni di che fine abbia fatto. Perché è vivo, si sa questo. Avrà lavorato con Dormammu, sarà lavorato con Dormammu, c'era un Doctor Strange 3? Sì, ci sarà. Però adesso come fai? Mi spieghi cosa è successo nel Doctor Strange 1, mi spieghi cosa è successo nel 2 e nel 3 torni con un rimando all'1. E il 2 cosa è servito allora? Faccio idea che è andato sul Dragon Supremo? Boh. Detto ciò, comunque continuo facendovi appunto il racconto e il fatto che Wanda si trova a cospetto di Charlotte. No, aspetta, che non mi ricordo mai il nome, aspetta. Christine, scusate. Christine che addirittura salva America Chavez e in pratica alla fine il buon Strange, che prima era incatenato, riesce a liberarsi e in pratica è Xavier che ha dato fiducia affinché potesse arrivare al multiverso e a trovare il libro di Viscianti. E Christine alla fine quindi guida Mordo, non si sa che bene ha fatto perché in teoria non è morto, è l'unico degli Illuminati 6 che non è ancora morto. Però, boh, mi sembra molto più scarso rispetto al nostro Doctor Strange come poteri e anche come intelligenza, perché a quanto pare Strange riesce a farlo, diciamo, a stuzzicare in 3 secondi dicendo semplicemente che tu volevi prendere il mio posto, quindi non eri triste quando hanno ammazzato lo Strange di questo universo. Per quello qui non dici niente. E allora dice stai zitto, bla bla bla. Vabbè, dettagli. Detto ciò, comunque accade che Xavier dà fiducia, Xavier poi a un certo punto mi sono chiesto che fine ha fatto, invece era andato lì con la sua sedia a rotelle a cercare di controllare Wanda e ci è riuscito per un secondo, poi l'ha ammazzato, spezzando il collo. Vabbè, certo che fai morire così gli illuminati, tu hai per gli illuminati, poi mi fai durare 3 secondi, boh. Una tagliata in due, l'altro è diventato uno spaghetto, l'altro ha ammazzato a se stesso e l'altra con una roccia sulla testa. Vabbè, non ho parole. E dicevamo che poi ora chi proteggerà quell'universo, mi chiedo io. Vabbè. Vabbè, sono cose che poi vanno in quell'universo lì è una mamma tranquilla. Quindi chi è che sorveglia quell'universo? Mordo? Non mi sarei molto sicuro, sinceramente, con questo tizio qua che ci governa, però vabbè, dettagli. Mi piace molto anche la frase in cui dice dovremo dirgli la verità. Chi lo dice se non Xavier? E a parte questo, volevo raccontarvi ancora il fatto che alla fine riescono a trovare il modo di seminare Wanda, che però in una parte molto horror riesce a liberarsi da più volte, da più mostri, anche dalle sentinelle Ultron e da più trappole. E in pratica però Strange riesce però a raggiungere insieme a Sharon, Charlotte o Christine, a Christine e a America Chavez, quel portale lì che porta dove appunto si trova il libro di Biscianti. Loro riescono a recuperare il libro di Biscianti. Ah, dimenticavo una cosa importante che però accade nel nostro universo nel frattempo. Purtroppo il buon Wong è catturato da Wanda perché è lo Stregone Supremo in quell'universo. Accade che Wanda sta facendo una meditazione. Allora una tizia arriva lì, una loro aiutante, e allora riesce ad ammazzare il Darkhold, distrugge totalmente. Accade che però Wong è costretto a
far capire a tutti che il vero Darko non è quello, ma le cose vere del Darko sono scritte su un monte che io non mi ricordo come si chiama. Loro si recano su questo monte e si capisce che non è una tomba, ma è il trono di come si chiama la tizia? Scarlet Witch. Il punto è che quel trono lì e quel posto lì mi ricorda molto il posto su ovunque, dove sono, no, non su ovunque, su, insomma, dove sono andati a prendere la gemma della realtà, no, non della realtà, la gemma dell'anima da Teschio Nero, Teschio Rosso, capite? E allora lì, boh, mi ricorda questa cosa qua. Poi come ha raggiunto il coso non si sa. Il fatto che però Wong sta per morire, poi si è capito, perché Wong cerca di prima aiutarla perché è costretto, poi quando appunto cerca di liberarsi e liberarsi, accade che viene sbattuto giù dalla montagna. Pensiamo che sia morto, ma era ovvio che non fosse morto il personaggio Wong, perché secondo me anche lui è molto fondamentale per questo universo. Ok. Io mi chiedo comunque in tutto questo gli altri Avengers che fine abbiamo fatto, nel senso, non vedete che sta cadendo la follia in mezzo a New York? Cioè, qua ci è arrivata una sega rotante prima, durante Infinity War, una sega rotante nel centro di, come si chiama, la città di New York. Sono arrivati tutti gli Avengers, ok? In questo caso nessuno. Cioè, ma teoricamente Spider-Man non abita a New York? Hulk non sta vicino agli Stati Uniti? Capitan America Cronò, che fine ha fatto? È in giro per il mondo e qui non può aiutare? E fa. E Winter Soldier? Almeno questi qui abitano a New York in teoria. Non vedo che c'è Galgantos in mezzo alla città che sta spaccando la città? No, non li fanno mai vedere. Vabbè, va bene. Capisco che sono finitamente divisi, però. Cioè, un po'. Vabbè. Stare. Comunque la trama mi ha scammato totalmente perché pensavo totalmente un'altra cosa e invece è successo questo. Vabbè. Detto questo, dove siamo arrivati? Che sto raccontando che sono arrivati al libro di Bishanti. Il punto è che i libri di Bishanti riescono a prenderlo, però accade che Wanda riesce a raggiungerli. Wanda riesce a raggiungerli, però loro, pur di salvarsi, finiscono ancora una volta per viaggiare nel multiverso e stavolta finiscono in un universo parallelo. Questo universo parallelo, un altro ancora. È quello in cui è tutto fatto male, rifratto come una rifrazione. Non ho capito bene cos'è, appunto, tipo quando due universi si spaccano, si incontrano, scontrano. E in pratica lì succede che Strange incontra Strange. E questa volta è lo Strange malvagio, quello che è venuto a contatto col Darkhold ed è ancora vivo, e dove non c'è più nessuna anima viva, quindi vuol dire che l'acqua c'è, tutto caotico, tutti gli edifici sono strani, messi male, è abbastanza inquietante come location. E lì accade una cosa molto bella, una battaglia a colpi di note, ma letteralmente a colpi di note, tra lo Strange nostro, che wow, pur di raggiungere una missione e sfinirla attraverso 40 missioni, perché prima si scontra con Mordo, poi si scontra con questo Strange che dovrebbe essere Supreme Strange, poi si scontra con Van, tutto lui fa in pratica ed è ancora integro, e poi si è scontrato con Gargantos, oh poverino, dopo un po' mi dispiace anche per lui che si è scontrato con tutti questi qua. Vabbè, dettagli. Detto ciò, quel che cercavo di dire era anche il fatto che accade che appunto si scontra con questo Supreme Strange e alla fine lo infilza, ma lo infilza dopo una battaglia a colpi di nota dove sentiamo per Elisa e la settima sinfonia di Beethoven. Cioè, capite bene quali sinfonie si ha a che fare? E le note. Capite bene come abbiano un ruolo fondamentale. È bellissimo vedere il batti e ribatti tra le note. Addirittura Strange vince perché usa la nota di un'arpa. Vabbè, dettagli. E le note di Strange cattivo sono quelle viola e le note di quelle di quello buono sono gialle. Che poi in realtà non si penserebbe che in realtà è cattivo all'inizio, però poi si capisce perché dice che tu sei arrivato nel mio universo, il mio universo va bene così, l'unico modo che ho per sopravvivere è ammazzare gli altri Strange. E ok, è abbastanza inquietante come cosa, molto. Infatti, come si sa, questo Squeen ha molte, diciamo,
sfumature horror, sì, e a me non piacciono, molto inquietante, alcune scene mi hanno fatto un po' paura. Detto ciò, alla fine questo Supreme Strange viene ammazzato, di conseguenza accade che loro riescono, se non sbaglio, a tornare nel loro universo. Aspetta che devo un po' ricordare il film. Ora ricordato, scusate un attimo. In pratica l'obiettivo di questo Strange, il nostro, in questo universo, era impossessato il libro di non Bishanti, ma del Darkhold. Perché? Affinché lui potesse controllare, attraverso il Dreamwalking, il se stesso di un altro universo, in questo caso quello morto, cioè quello Defend the Sage che all'inizio è stato sepolto, e usarlo per contrastare Wanda. Della Wanda, nostro universo stavolta, perché è ancora lì integra, che sta meditando, perché è entrata nel multiverso e sta cercando attraverso il Dreamwalk, cioè impossessandosi di altre Wanda, di altri universi, di controllare il tutto. Che poi sarebbe stato bello vedere uno scontro tra la nostra Wanda e il Supreme Strange. Cioè, sarebbero state male versus male e sarebbe stato molto figo vederli. Vabbè, dettagli. Comunque, accade che comunque Defender Strange zombie, appunto, si risveglia. Il punto è che purtroppo il nostro Strange nostro non potrebbe fare questa cosa, in quanto viene detto che il Strange non può fare il dreamwalking controllando cadaveri, e addirittura arrivano anime dannate a contrastarlo, a combattere, eccetera, eccetera, e diventa un film abbastanza horror con sfumature di spiriti maligni, eccetera, eccetera. Detto ciò, vabbè, un po' inquietante questa parte. E addirittura Charlotte, no, aspetta, Christine si trova addirittura a proteggere il corpo del nostro Strange, che si trova in un universo appunto non suo, e da anime dannate, perché lui si sta meditando e sta usando il Defender Strange morto, appunto, di un altro universo per appunto contrastare la Wanda del nostro universo. Detto ciò, in quel momento lì rinsavisce Wong. Nel senso che rinsavisce letteralmente, in quanto riesce a fare la scalata della montagna, nonostante se sia caduto dentro quel burrone lì, non era morto per fortuna, perché era ovvio che non fosse morto. E in pratica mi fanno vedere appunto che Wong sarà utile, ma la scena più bella è quando Defender Strange Zombie fa faccia a faccia con Wong, e Wong dice: "Non voglio saperlo, non raccontarmi." In pratica stanno scontrastando e cercando di battere barra non combattere con no, battere non è la giusta definizione, battere come posso dirlo in breve? Contrastare Wanda, che si è impossessata di America Chavez e tra poco dei suoi poteri, tutto ciò per raggiungere i suoi figli, tutto ciò per raggiungere i suoi figli, capite bene? È una cosa abbastanza inquietante. E quello che cerca questo qui è il video più lungo che ho fatto finora, e la cosa non so se è tranquillizzante. Beh, fatemi un hashtag tipo fino alla fine se arrivate a questo punto del video. Se non ci arrivate, avete perfettamente ragione, scusate. Detto ciò, quel che cercavo di dire è che come posso dirvi in breve? Accade che il Defender Strange Zombie, appunto, cerca insieme a Wong di contrastare Wanda, che è la nostra Wanda, che non sta più facendo il Dreamwalking, ma sta facendo un rito per prendere i poteri di America Chavez. Gli sta per riuscire, ma lui gli porta le anime dei dannati, e allora alla fine riesce comunque a liberarsi Wanda, però America Chavez fa vedere a Wanda, quella Wanda nostra, un altro universo parallelo in cui appunto lei è una madre, ha dei figli, e in pratica lì capisce che la Wanda nostra, scontrando o meglio incontrandosi con la Wanda di un altro universo, non può essere la stessa, e addirittura in quel momento lì capisce che dovrebbe redimersi la nostra Wanda e dice: "Il male mi ha portato a fare questo", che sarebbe il male, il dolore, la mancanza di un padre, ci sarebbe suo marito, cioè Visione, che in realtà è vivo, ma io voglio vedere quel Visione bianco che fine ha fatto, possibilmente. Capisco che non ha sentimenti, ma neanche la nostra Visione teorica mi ci avrebbe. Io voglio sapere che fine ha fatto la nostra Visione, perché i misteri che più mi perseguite sono sapere che fine ha fatto la nostra Visione dopo WandaVision, e che fine ha fatto il morto nostro dopo il primo Doctor Strange.
Capite bene? Detto ciò, accade che Wanda, pur di salvare tutto, tutto e tutti, e capendo il suo errore molto grave, decise di spaccare tutto, nel senso far cadere il nuovo tempio dedicato a Scarlet Witch. Che questo vuol dire che... Ma era tutto programmato, nel senso, raga, Scarlet Witch, la nostra Scarlet Witch, cioè Wanda, ha acquisito i suoi poteri da una delle gemme dell'infinito, ok? Vuol dire che una delle gemme dell'infinito è ancora dentro, tra virgolette, tante virgolette, Scarlet Witch, capite? Questo vuol dire che la gemma della mente è in parte ancora dentro quella sua mente lì. Le gemme qui non sono del tutto state ammazzate, distrutte. Ma io non mi capacito del fatto che, allora, quindi fosse tutto calcolato che prima o poi negli anni sarebbe arrivata una ragazza a toccare o un ragazzo a toccare una delle gemme, entrare in contatto con essa, una persona abbastanza addolorata, e in pratica riscontrasse i poteri di Scarlet Witch, cioè era tutto un copione questa cosa, perché non si capisce. Cioè è assurdo che la gemma prevedesse già dai tempi innati che sulla Terra poi accadesse tutto ciò, perché sembra tutto costruito sulla Terra. Io mi chiedo com'è possibile se questa gemma non era mai stata sulla Terra prima. Nel senso, si è arrivata col cubo che in realtà hanno trovato negli anni 45 durante la Seconda Guerra Mondiale, ok? Giusto? E lì dentro c'era la gemma del potere, la gemma del potere, e poi c'era l'altra gemma che era dentro allo scettro di coso, di Loki, che in realtà lo scettro di Loki non era sulla Terra. Ma quindi, allora, nel caso quindi fosse arrivato su un altro pianeta, la Wanda, nel senso Scarlet Witch. Capite bene che non si spiegano le cose, cioè nel senso è complicato pensare che tutto fosse programmato quando in realtà niente era programmato. È accaduto per caso, giusto? Che Wanda andasse incontro a prendere la gemma della mente, che si scontrasse con essa e diventasse di conseguenza Scarlet Witch. Se fosse accaduto in un altro universo o in un altro mondo, non sarebbe potuto accadere sulla Terra. Allora perché sulla Terra c'era proprio un trono dedicato a Scarlet Witch? E poi cosa c'entra la situazione degli anni del 700? Scarlet Witch non esisteva nel 700, o sbaglio? Boh, cioè non mi capacito, non mi spiego queste cose. Scarlet Witch nel 700 non esisteva, o no? Giusto? Boh, cioè non capisco queste cose perché... Cioè, Scarlet Witch forse esisteva, ma non era Wanda. E come ha acquisito i suoi poteri l'ex Scarlet Witch? E se è veramente solo una strega, le streghe da che cosa hanno acquisito i loro poteri? Non si spiegano queste cose, né in WandaVision né in sto film. Si dice solo che hanno i poteri e che ci sono i due libri magici. Ok, abbiamo capito che esiste la magia, abbiamo capito che ci sono gli alieni, capito che esistono anche i multiversi, e quindi, cioè, è un plot twist, cioè, un plot twist mentale questo film. Penso che il film lo chiamerò Doctor Strange nel multiverso della follia, che plot twist mentale. Veramente, perché non si capisce una mazza. Comunque, siamo arrivati alla fine dove Wanda, capendo i suoi errori e capendo che non può essere una madre, capendo che appunto tutto ciò che sta accadendo perché lei ha perso il senno, fa cadere tutto, ma intendo tutto quel luogo lì sulla montagna dove sono scritti tutti i codici del Darkhold. E si fa cadere in testa insieme al corpo del Defender Strange. Di conseguenza, Christine e Strange trovano in quel universo dove c'è il Supreme Strange spiaccicato, infilzato, e viene a recuperarli America Chavez, che è finalmente capace di usare i suoi poteri. Non capisco perché Strange la chiama sempre giovane e chiama sempre ragazzo. Oh, manda i nomi, Peter, hanno America Chavez. Poi perché proprio America Chavez? Cioè, sono un po' troppo egocentrici questi americani, secondo me. Vabbè, dettagli. Cosa devo spiegare oltre a questo? Basta, penso. Perché siamo arrivati alla fine, dove Strange alla fine mette a posto il suo orologio, compie che è un nuovo inizio. Io speravo e pensavo che quando ha fatto il discorso con la Christine dell'altro universo e finalmente avesse il coraggio di dire che ho paura perché ho troppe responsabilità in questo universo e ho paura appunto di poterci
mettere assieme e poterci sposare, perché appunto pensa che se muore lui durante una battaglia potrebbe essere suo figlio rimanere senza padre, e lì capisci come le donne sono complicate, ma anche Strange è complicato molto. Nonostante faccia sempre vedere Benedict Cumberbatch, la sua persona molto, diciamo, come posso dire in breve, lucida e razionale, in realtà non lo è, perché anche lui è molto sentimentale. Comunque, se veramente dobbiamo fare un Oscar ad Oscar Isaac per la sua interpretazione di Moon Knight, di Steven, Mark e Jack, dobbiamo fare anche qua una bellissima Oscar a Buon Strange, cioè a Benedict Cumberbatch, che ha interpretato quattro personaggi diversi: Defender Strange, lo Zombie Strange, il nostro Strange, uno Strange che era sopraffatto dal male, e Supreme Strange. Sono cinque finora, cinque universi ho incontrato. Che poi Defender Strange non mi ha spiegato da che universo proviene, però vabbè. Lei, America, dice che ha attraversato 73 universi, però vabbè. Ok, aspetta, sono cinque o no? Quello corrotto, Supreme, Defender. Ah no, sono quattro, perché lo zombie è lo stesso, però quattro li abbiamo visti, però vabbè, dettagli. Però Loki poi non mi ha parlato neanche della serie di... E che poi la cosa divertente è all'inizio, quando Van dice ho fatto le cose brutte a Swellview, però ora so del mio errore, ma io non sono venuto qua per questo, sono venuto per altre cose. Ah, ok. Cioè Van sapeva tutto, faceva finta di niente. Vabbè. Brava attrice, anche appunto cercavo di dire Christine Owens, o come si chiama, Owens, merita un Oscar perché ha fatto un'interpretazione assurda di lei, dell'altra lei, dell'altra ancora lei. Ma sbaglio, si era vista in un trailer anche una Wanda zombie, però qui non c'era, non l'ho vista proprio io. Il nostro zombie Strange Defender, io pensavo fosse cattivo, invece era lui nel corpo di quello. Però vabbè, non ci hanno fatto capire queste cose, ci hanno anche abbastanza scammato, però vabbè, ci sta. Alla fine, come dicevo, arriva la scena in cui Strange mette a posto l'orologio, cambia vetrino e finalmente, siccome vuole svoltare pagina. Io pensavo e speravo che appunto, quando ha parlato con la Christine dell'altro universo, quello dell'universo c'erano i sei illuminati infilzati morti, speravo che dicesse tipo alla nostra Christine che vuole stare con lei, che vuole sposarsi, che volesse la ama ancora, e speravo che lei cambiasse idea e non sposasse più quell'altro, ma sposasse Strange. Però non è accaduto ciò. Accade che però Strange sviluppa il terzo occhio, di conseguenza non capisco se è stato corrotto dal Darkhold in quanto è venuto a contare nell'altro universo oppure no. In teoria, a regola, il Darkhold è stato distrutto quando Wanda ha fatto cadere su di se stessa la fortezza sopra il monte, che non mi ricordo come si chiama, perché non è il monte Vormir o altre cose. Però Vormir è il mondo dove hanno recuperato la gemma dell'anima. Ora mi sono ricordato. E non c'entra niente adesso, però vabbè, dettagli. Penso di aver detto tutto. Ah sì, la scena post-credit ve la metto qua. La vuoi proprio mettere questa volta? Eccovela. Blocchiamo il video. Ai ai ai. Dottor Strange. Oh. Ma chi è questo? Posso aiutarlo? Lei ha causato un'incursione e dobbiamo rimediare. Ah, che... Sempre che non abbia paura. Per niente. Ma che cazzo? Ma c'è una sola scena o ce ne sono due? Ecco, io questa scena non l'ho capita molto bene, perché io non ho capito chi è la tizia lì che arriva dall'altro universo e perché Strange tutto fiero va: sì, andiamo, dai, andiamo a affrontare i miei problemi che ho creato nel multiverso.
Non sono tuoi problemi, però vabbè, dai. Altra cosa ancora che mi sono ticcato prima di dire è Strange. Una cosa non ho capito da te. Ma quindi, quando diceva che due multiversi, due universi non si sono scontrati, Wong non c'era nel film a parte, perché io non ho sentito dire a Wong questa frase che due universi sono incontrati. Però ho capito che hanno un'esperienza col multiverso, ne hanno due. E che i multiversi all'interno di una realtà. Però non capisco una cosa ancora. Ma quindi non sono due conseguenze il fatto che ci siano questi due film. E qui ci hanno scammato ancora una volta, perché nella scena post-credit di Spider-Man No Way Home c'era una cosa riguardante. Aspettate che devo ricordare la frase giusta. La scena in cui incontrava Supreme Strange. Ma lo ci hanno scammato talmente lì perché pensavamo talmente fosse un'altra trama il film. E invece qua scopriamo che la vera antagonista di tutto il film è Wanda. Vabbè, bello. E basta. Penso di aver detto tutto qua in questo film. Dicevo, dimenticavo una cosa importante. Il mio voto a questo film è un 9. Bellissimo, secondo me. La trama è molto bella, anzi, se complicata, l'hanno anche secondo me un pochino semplificata. I personaggi però mi hanno scamato talmente, pensavo avessero altri ruoli, invece hanno avuto questo ruolo principale. Il fatto che sia un film in cui ha più personaggi principali mi piace, perché hanno dato una parte sia a Christine, sia a Wong, sia ad America, nonostante siano personaggi un po' secondari, non del tutto primari purtroppo, e hanno dato una parte fondamentale sia alla coscienza di Wanda e alla presenza di Wanda, che in realtà è Scarlet Witch in realtà, che secondo me non è morta assolutamente, perché dubito che se ne fanno crollare addosso in testa una cosa del genere sia morta, perché comunque è una strega. O una maga, insomma, queste cose qua. E se, penso che comunque Stenzio sappia che non è morta. Dai, su via. Cioè, Loki non è morto, Thor non è morto. Secondo il Capitano America non è morto. L'unico che è morto è Tony Stark. Secondo Vedova Nera, cioè la nostra. Vabbè, avete già capito chi. Però non penso che lei sia morta del tutto, perché nel senso una strega non può morire in 3 secondi durante questo film. Anche se visto gli stregoni infilzati in questo film, non vuol dire per forza che una strega del genere possa morire in questo modo, dubito fortemente. Io comunque poi anche Wong ha avuto un ruolo molto fondamentale, anche mi è piaciuto, nonostante ogni tanto facesse una battuta di troppo, secondo me, cioè nel senso ci sarà sempre questo scontro tra Strange e Wong per il fatto che Wong ha rubato a Strange il ruolo di Stregone Supremo, quando in realtà lo Stregone Supremo è di regola e dovrebbe essere, secondo me, Strange, in quanto i poteri di Strange sono comunque OP rispetto a quelli di Wong. Ma allora mi chiedo, Wong, perché non hai un po' di umiltà e dai il ruolo di Stregone Supremo a Strange? Vabbè, dettagli. Anche perché se attira un po' Wong e dice, ehi, guarda che dovresti inchinarti allo Stregone Supremo. Vabbè, dettagli. Non so cose così importanti. E Strange mi è piaciuta che hanno fatto vedere la sua storia, hanno analizzato la sua storia. E cosa devo dire ancora? Aspetta, la sua storia. E anche il suo passato, perché ora sappiamo che aveva un fratello anche addirittura, vedete? Addirittura. E vabbè, dettagli. E basta, una sorella più che un fratello. Vabbè, questa è la mia analisi. 9 il film se lo merita, secondo me. E adesso vi lascerò alla seconda scena post-credit. Abbiate un po' di hype. 3, 2, 1. Oh, ce l'abbiamo fatta. Vediamo. Lo sapevamo già, grazie. Ah. È finito! Non ci credo. Dai, oh, che scam. Avete visto sta scena post-credit seconda? C'è un totale scam, ok? Io ho aspettato tutto il film insieme ad altra gente che poi ce n'era altra ancora che se n'è andata e mi fanno vedere sta roba qua. Ma è una presa in giro. Cioè, io non ho parole. Bah, mi hanno fregato. Mi hanno fregato, sì, qua. Vabbè, dettagli. E vabbè. Ciao. Buona visione. Lasciate un like per l'impegno di fare questo video perché ci ha messo un bel po' di tempo a farlo. Comunque, 3, 2, 1.